Benvenuti e bentornati, rieccoci qua con Planet Zoo, riprendiamo il nostro progettino, eccoci qua con i primi cuccioli del cane della prateria. Ho fatto qualche piccola modifica, ma giusto un pelo per andare a abbellire il loro habitat. Adesso ve lo faccio vedere un pochino. Ho creato, come potevo, bene o male, con tutti i vari oggetti nella sezione natura, quindi massi, arbusti, eccetera, eccetera, un piccolo rifugio che possa essere visibile anche dai nostri visitatori. Ho messo qualche cactus qua e là, qualche pietruzza qua e là, per rendere un pochino più habitat questo habitat, quindi in modo tale che si possano trovare a loro agio i nostri piccoli roditori. Guardate che carucci che sono, guardali, saranno bellini, saranno. Mamma mia, adesso vedo però che lui ha un problema con le piante. Qual è il vostro problema, miei piccoli ospiti? Qui vado a togliere perché ho modificato leggermente anche il recinto dei caimani. Adesso voglio andare a vedere. Ah, queste a voi non piacciono. Come si è messi voi? Ah, volete meno copertura, quindi allora devo andare a togliere un po' di robetta. Togliamo questo. Mi dispiace perché viene un po' bruttino così se vado a togliere tutto. Mannaggia la miseria, mi dispiace. Così siamo a posto, non hanno problemi di piante, non ce ne sono poi così assai. Vabbè, signori, lo vogliono così l'habitat, noi lo facciamo come vogliono loro, devono star bene loro. Chiamiamo un custode, che qui vedo che l'anguria ormai è marcita. Quindi vi faccio vedere velocemente anche l'habitat dei nostri caimani, che poi andremo a cambiare. Ci metterò o il gaviale oppure ci metteremo l'alligatore americano, perché il gruppo è leggermente più grosso, quindi questo spazio verrà sfruttato meglio, visto che i nostri piccoli caimani hanno dei problemi sociali. Quindi sono andato a fare tutta la parete rocciosa, che almeno è un pochino più decente, un pochino più caruccia. Gli ho messo qualche albero per la copertura delle piante. Sono andato a eliminare tutte queste parti qua che avevo messo qui, le ho fatta tutta roccia, che ci sta, mi sembra un pochino più bello, e penso nient'altro di più. Quindi spero che sia gradevole, perché secondo me lo è. Ammazza, questo è il cibo? Che schifo. Si potrebbe migliorare il cibo dei nostri cari amati caimani, eh? Sì, si potrebbe anche migliorare, vai. E miglioriamo, signori. Ciao. Ehi, ehi! Vandali di merda! Mannaggia. Mannaggia la miseria, questi vandali. Io non lo so, ma direi che l'agente di sicurezza non sta facendo il suo lavoro. Dov'è colui? Dov'è lo staff? Cos'è successo? Ah, ok, siamo andati avanti con la ricerca per le iguane. Bene, mi fa molto molto piacere. Lo staff, ce l'abbiamo un addetto alla sicurezza? Ce l'abbiamo, però non sta facendo il suo lavoro e non va bene. Carico di lavoro basso. Ma come basso? Ci hanno appena ribaltato un cestino. Vabbè, vediamo di andare avanti, signori. Allora, quest'oggi già devo seguire dei vostri consigli, perché oltre alla ricerca veterinaria, e mi ero dimenticato, ma c'è anche quella meccanica, vale a dire tutta la strumentazione che riguarda il nostro parco, come nuovi recinti, nuovi negozi e varie migliorie delle strutture, sia per i visitatori che per lo staff. Quindi direi di andare a ricercare qualcosina. Ecco, vedete tutti i vari temi che dicevo che non trovavo, grazie a chi ovviamente me l'ha consigliato, perché io me ne ero dimenticato completamente. Il tema del nuovo mondo a me piace parecchio come stile, quindi io lo vado a ricercare. Ma faccio una cosa, mi assumo anche un altro meccanico, non sia mai che nel mentre l'altro faccia la ricerca i recinti si smichino da soli e vadano a far fuoriuscire i vari animalozzi che abbiamo già nel parco. Guarda come se ne sta a mollo. Ah, lo invidio tantissimo. Guardatelo. Guardate, un coccodrillo, un dinosauro. Che meraviglia. Di così non mi posso avvicinare, peccato. Ok. Allora, quest'oggi dobbiamo decidere che cosa andare ad aggiungere al nostro parco. Nel mentre il meccanico va avanti con le sue ricerche, anche perché ho visto che
non abbiamo panchine, non abbiamo niente, dobbiamo cercare della roba un pochino più utile, più comoda da mettere ai nostri cari visitatori. Intanto mi ero dimenticato l'altra volta di mettere, aspettate un attimo che metto visitatori, il bagno, ragazzi, perché non abbiamo messo il bagno per i nostri visitatori. Ok, io andrei a piazzarlo qua, sinceramente, così che i nostri visitatori possano usufruire del bagno il prima possibile, ovviamente. Guarda, oddio, la tizia se la stava facendo addosso. Eccolo qua il bagno, così. Lo stava cercando disperatamente e gli si è materializzato un bagno. Penserà di avere i superpoteri a questo punto, immagino. Bene, qua devo dire che vanno i cani della prateria, devo dire che piacciono, quindi sono contento di questo. Oggi, siccome mi avete anche consigliato di andare a vedere qui cosa è successo, un'altra ricerca veterinaria, abbiamo completato l'iguana? Penso proprio di sì. Grande! Beh, andiamo a completare un po' tutto allora. Anzi, io inizierei a cercare anche qualche batterio, qualche malattia, perché non si sa mai. Metti caso che serva, almeno se abbiamo culo, qualcosa abbiamo già ricercato e potremo risolverla in poco tempo. Poi dopo andiamo avanti ovviamente anche con la ricerca per gli animali. Ah, nel mentre è arrivata anche l'ispettrice, perfetto, mi fa piacere. Allora si faccia il giro, speriamo che a sto giro la didattica vada abbastanza bene, ma sicuramente dirà che fa schifo. Noi ci metteremo a piangere in un angolino, va bene? Un visitatore VIP è arrivato al tuo zoo. Cosa vuol dire un visitatore VIP? Giocatore in visita, clicca qui per salutare e ricevere crediti salvaguardia. Come mi avete suggerito, e di questo vi ringrazio, devo andare a guardare nella zoopedia, perché qua possiamo andare a scoprire tutte le varie informazioni, partendo da il pericolo per quanto riguarda la popolazione in natura. Quindi qua possiamo andare a vedere in minor preoccupazione, quindi gli alci stanno bene, creature meravigliose, gigantesche, gli alci sono veramente fenomenali. Possiamo andare a vedere qua tutto quello di cui ha bisogno l'animale, quindi anche le dimensioni del gruppo, cosa che io per i caimani non ho fatto. Peccato, peccato, questo può stare fino a 4, un maschio e 3 femmine. Ah, stato ricerca, qui ovviamente andiamo a vedere le dotazioni tra specie e record mondiali. Bello questo, figo che sono reali, non lo so. Dotazione tra animali, possiamo andare a vedere se l'animale può essere affiancato nel recinto da altri animali, cosa che non mi dispiacerebbe fare quest'oggi, tipo l'antilocapra americana può stare insieme al bisonte americano. Che devo dire, non mi dispiace avere anche un bisontino nel nostro zoo, perché è quasi minacciata, quindi cerchiamo magari di farli sviluppare e di rimetterli in natura per aumentare il loro gruppo in natura. Anche il peccari dal collare, che caruccio, ma è un cinghiale minuscolo, è bellissimo sto animale. Vediamo le dotazioni, anche lui può stare con il bisonte, col ceppo cappuccino, col formichiere gigante e con l'ama. Ma se facciamo il peccari dal collare e il bisonte li mettiamo insieme, perché tanto il bisonte può stare con queste tre specie, questo invece non ha né il cane da prateria né l'antilocapra. Ma siccome mi piace sto cinghialotto, io lo andrei a fare. Perché? Perché popolazione in natura sconosciuta, quindi non si sa se è realmente in pericolo o meno, quindi noi ci portiamo avanti e cerchiamo di dare un bellissimo habitat. Quindi andiamo nello scambio animali, andiamo a cercare qualcosina. Anzi, visto che siamo qua, c'era uno degli esemplari del cane della prateria che non si sentiva proprio a suo agio perché gli mancava la femmina, quindi noi gliela andiamo a dare, gliela adottiamo adesso subito now. E la miseria, c'è anche dell'albinismo qui, mi piace come gruppo. Dimensioni gruppo da 3 a 15, mo la miseria, c'ha schifosa. Madonna mia, va bene. Allora qui possiamo andare tranquilli e non avere paura di prenderne troppi, perché ha voglia il recinto che serve fino a 15 esemplari di questo. Quindi io andrei a prendere sempre quelli con la fogliolina, che sono quelli che stanno meglio per dar via poi alla specie. Non è vero, non stanno meglio, questo sta veramente poco bene. Ma vedremo di fare del nostro meglio. Almeno una femmina ci serve, ma non è fertile, ma com'è possibile? E almeno un pochino fertile ci serve, sennò la specie come va avanti? Il maschio non ci serve più. Questa neanche. Questa come è messa?
poco longeva. Forse, signori, questa è la meno peggio, quindi io adotterei questa. E poi abbiamo finito le pagine a nostra disposizione. Andiamo a prendere anche l'altro animale, il pecari dal collare, eccolo qua. Anche questo abbiamo la versione albina. Devo guardare anche lui come sta messo per il gruppo di appartenenza, vediamo un pochino. Anche lui da 5-15 la faccia. E qua ci possono stare sia 14 maschi che 14 femmine. Bene, bene, non c'è il maschio predominante come per il bufalo. A sto punto ritorniamo. Ho sbagliato, lo scambio file qua, lo scambio animali. E andiamo a prendere qualcosa di caruccio. Tanto andiamo ad assumere. Sì, assumiamo anche noi gli animali. E andiamo ad adottare un pochino di animalozzis. Direi di fare magari 4 pecari. Due femmine e due maschi. Beh, lei è messa abbastanza bene, quindi andiamo a prendere lei. Bene, sta venendo giù il diluvio universale. Abbiamo già un sacco di spettatori in visita. Ok, abbiamo fatto la ricerca per quanto riguarda la prima malattia. Io direi di andare a ricercare anche la mortadella. Perfetto. E poveretti. Madonna, ma non si può mettere una copertura magari per i nostri visitatori? Mazza il punto, punto informazioni. Madonna, ne devo mettere un altro? È carico di lavoro il tizio. Guarda come salta. Che informazioni gli sta dando, ragazzi? Come gliele sta dando queste informazioni? Spiegatemelo. Io vorrei vedere anche, a dire il vero, ricerca meccanica. Quanto ci vuole a ricercare il coso qua? Madonna santa, ci vuole parecchio, ci vuole parecchio. Maledizione. A sto punto, signori, io darei il via alla recinzione dei nostri due animali da mettere insieme. Ok, ecco il prossimo recinto. Ho già introdotto i bisonti. Guardateli qua come stanno da Dio. Kenina, attenzione. Il maschio Yoman. Eccoci qua, pronti con il nuovo habitat. Questo qua è quello che ho fatto. Spero che non sia troppo grande, però per il momento non sembrerebbe, anche perché noi speriamo che poi ciscino fuori cucciolini a tutta randa, perché dobbiamo riempirlo questo recinto. Guardate qua che bello, con la collinetta qua in mezzo. Dovrebbero avere tutto lo spazio per scorrazzare. Adesso andremo anche a creare magari dei rifugi, sia per quanto riguarda i bisonti che per quanto riguarda i nostri cinghialotti piccolini, i pecari. E adesso andiamo a vedere di che cosa hanno bisogno, ma prima andiamo a trasferire anche i nostri cari amici cinghialotti qua. Invia lo zoo, per favore, infilaceli dentro. Olè, perfetto. Sono andato a inserire anche qua, ecco, è appena arrivata, guardate qua la nuova inquilina qua, la nuova donzella, così l'altro non si sentirà a disagio a essere lo scapolo del gruppo e la gente sarà più felice. Tanto loro, anche loro, per quanto riguarda il gruppo non sono problematici, perché siamo a 7 e ancora potremo metterci sopra qualcuno. Però siccome cresceranno i figli e lì si conta solo gli adulti, aspettiamo, perché probabilmente qualcosa dovremo andare a vendere. Sono troppo economici, ma se io li alzo mi sputate in faccia. Io li posso anche alzare, però poi mi dite che sono troppo costosi, fatevi due calcoli pure voi. Abbiamo sbloccato, un attimo che metto in pausa, abbiamo sbloccato anche le ricerche per quanto riguarda sia la veterinaria, adesso ne ho messa a fare un'altra, sia per quanto riguarda la meccanica. Abbiamo trovato un pochino di nuove strutture, quindi in teoria se vado qui o da qualche parte, anzi prima faccio prima vedere che cosa mi ha sbloccato, perché sennò diventiamo scemi a cercare. Scenario a tema nuovo, 451 oggetti, fischia. E dove sono questi nuovi 451 oggetti? Io qua non li vedo. Ah, eccoli qua, vedete signori, guardate figata. Tutti fatti in legno, tutti un po' stile montagna. Molto molto figo, devo dire. Quindi potremmo andare già a iniziare a mettere anche qualche panchina per i nostri visitatori. Cosa che non mi dispiace. Mi ha sbloccato anche qualche nuovo, magari, non so, sentiero? Non sembrerebbe, anche perché i sentieri poi li vorrei fare a tema, quindi vorrei cambiarli piano piano per anche i vari recinti eccetera. Ma abbiamo sbloccato un po' di strutture, ovviamente quelle dello staff secondo me ancora non ce le ha sbloccate, perché vedo ancora quelle normali. Probabilmente dobbiamo fare un altro livello di ricerca, ma andiamo a vedere un pochino. Sto sbloccando le nuove recinzioni, perché comunque ci serve una recinzione un pochino più
pochino più carucce. Poi andremo a sbloccare piano piano tutte le varie cose che dobbiamo fare. Ma adesso noi ci dobbiamo concentrare sull'habitat, quindi bellino che è, caruccio, il terreno non gli va bene, l'erba lunga non gli piace, l'erba lunga, ci vuole un po' di terra. Subito le andiamo a contentare, subito mio caro. Allora intanto mettiamo un po' di erba corta, ok, l'erba lunga l'abbiamo portata giù. Non gli piace il fattore di avere troppa erba corta e non sono mai contenti. Terra leggera, magari non esageriamo, eh? Che dite? Guarda, magari possiamo fare una robetta del genere, guardate qua. Visto che qua magari andremo a creare il rifugio, lo facciamo di terra. Che dai, comunque, sempre comunque un cinghialotto, quindi dobbiamo far sì che possa trovare perfettamente il suo riparo. Deve bastare un pochino. Fare una cosa simpatica, andare a mettere della roccia qua, perché sinceramente vederlo così mi fa veramente schifo. Anche qua sinceramente, perché che cazzo, se no è un pochino brutto. Vado a vedere un attimo anche il caro bisonte, perché ovviamente bisogna stare accorti anche un pochino con lui. Allora, l'erba non ha problemi lui, che sia 0 che sia 100 non è un problema. La terra dobbiamo stare accorti. A lui vorrebbe un po' di neve, a dire il vero, ma immagino che il pecari la neve la schifi. E beh, mi sembra anche giusto, mi sembra anche giusto. Quindi facciamogli un pochino di terra, magari la andiamo a mettere anche qua, guarda, dove c'è la roccia. Sotto la roccia direi che un po' di terreno ci sta, che dite, eh? Ok, ci siamo quasi, datemi un attimo per favore, tanto per voi sarà tutto abbastanza veloce. Allora, i pecari vogliono comunque un po' di sabbia, quindi gliela andiamo a dare, se no qui non finiamo mai di accontentare per il terreno. Io spero che non sia un problema per i nostri bufali. Diciamo che sarà questa la loro parte, la loro zona. Le abbiamo accontentati. Vattene a fanculo, per favore. Ok, perfetto. Siamo al limite, siamo, signori, con il terreno per quanto riguarda la sabbia, quindi va bene, va bene. Pensano che siano troppo costosi, immagino, vero adesso? Troppo economici, ancora troppo economici, avete rotto il cazzo, da quando in qua il problema è che un biglietto sia economico? Spiegatemelo, da quando in qua? Orsu dunque, eh? Io intanto sto ricercando piano piano, anzi, scusate, passiamo ai nostri animalozzi qua, perché sennò non sblocchiamo le varie cose che ci interessano, quindi guardate che figa, guardate! Guardate che bello questo habitat, che possono andare qui sopra a vedere dall'alto il panorama, anche gli animali. Guarda, che bello, mi piace. Questo già mi sta garbando, sta venendo già bene. Quindi lo mettiamo qui e qui, perché noi andremo a fare due cosine interessanti, che una è questa e una è questa. Andremo a mettere i due cartelloni qua didattici, uno qui e uno qui, perché dobbiamo mettere sia il bisonte americano e sia il pecari. Solo che se infatti senza elettricità, quindi dobbiamo andare a mettere un generatore qua nelle vicinanze, così dovrebbe andare bene, dovrebbe andare bene. Poi vorrei anche coprirli, almeno questi qua in mezzo ai maroni, perché sono bruttini da vedere. Lo colleghiamo a un sentiero, ovviamente dello staff. No, rimpicciolisci per favore la larghezza. Eccomi qua. Voilà, perfetto, così almeno ci siamo. Io mi sono dimenticato di togliere il mio faccione in alto a destra, cosa che magari vado a fare adesso. Eccomi qua, perfetto, ci siamo. Anche perché forse adesso diciamo che è stato la meno peggio, perché adesso probabilmente che dobbiamo andare a vedere tutte le varie locandine qua che ci sono, sarei stato un pochino di intralcio. Adesso però mi sono spostato, mi sono levato dalle palle. Perfetto, quindi intanto mandiamo avanti, così vediamo un pochino quello che fanno. Habitat, andiamo a selezionare le due specie, perché ci servono tutte e due. Asino americano, lo voglio. Allora, bisonte americano, qua. Il pecari è un pochino più in giù. Pecora, pecari dal collare. Eccolo qua.
Perfetto, per il momento abbiamo queste cosine qua. Immagino che queste siano le mangiatoie per i bisonti, immagino, perché sai com'è. Allora, vediamo un pochino. A dire il vero farei una volta per uno, così non mi sbaglio. Quindi io sinceramente andrei già con la mangiatoia grande, gliela mettiamo qua magari, e andrei sempre con l'abbeveratoio grande, che lo mettiamo qua, Puoi andare? Sì, che puoi andare. Che belli comunque, mamma mia. Stavo ammirando la loro meravigliosa statura. Madonna, la possenza, ragazzi. Sapete che in teoria loro, quando c'è una tempesta di neve, ci vanno dentro per sfuggirle prima? In teoria dovrebbe essere così. Perché hanno capito che se si entra dentro la tempesta e si va nel senso contrario, ovviamente, da dove sta andando la tempesta, si sfugge prima, perché ovviamente lei va da una parte, loro vanno dall'altra, e dulcis in fundo si abbrevia molto di più il tempo che si deve resistere alla tempesta di neve. Intelligenti loro. Devo dire che sono intelligenti. I peccari invece sono bellini, sono esserini abbastanza carucci. Sembrano qualcosa di, non so, di preistorico, non lo so perché mi danno questa sensazione. Questi pelucchi qua. È simpatico, è buffo sto animale, mi piace. Mi piace un sacco. Poi magari, cosa che non ho fatto nel primo episodio e vorrei farlo orora, in questo episodio vorrei andare a vedere comunque qualche informazione per quanto riguarda gli animali che stiamo prendendo nel nostro zoo. Almeno così da farci un po' di educazione, un po' di didattica pure a noi, visto che comunque già rompono le palle che in questo zoo la didattica non viene fatta. Ma noi gli faremo cambiare idea. Vediamo un pochino. Io adesso ucciderò un custode, perché si deve dare una mossa e andare a pulire i vari zoo, visto che comunque questo è all'interno di un'area di lavoro. Mannaggia loro. Qual è il problema? Troppo economici? Orco Giuda, ragazzi. Mo ve le aumento. Guarda, ve le aumento così. Possono andare bene? Vi va bene? Allora, ritorniamo all'habitat, signori. Intanto dobbiamo metterci qua in sfondo quello che può andare bene per i nostri animaloni qua. Vabbè, loro terreno, rifugio, piante, la copertura loro gliene serve poca. Speriamo che al pecari gliene serve poca pure a lui, perché sennò siamo un pochino nella merda. Dotazioni, gli servono le dotazioni, che per il momento ne abbiamo solo una. Niente, gli metteremo solo, per il momento solo questa gli metteremo. Per il momento diciamo che il bisonte è quello che ha meno bisogno di attenzioni. Andiamo a fare a sto punto qualche modifica per i nostri pecari. Ah, vale per tutti e due, vale. Ah, buono a sapersi. Ai pecari glielo mettiamo qua, perché adesso qua creerò un'altra vetrata per i nostri cari visitatori. Allora, magari gliene mettiamo due a loro, così si trovano più a loro agio. Ah, c'è anche l'irrigatore per i nostri carucci qua, per i nostri pecari. Allora, vediamo dove posso fare. Io lo metto qua, guarda, io lo metto. Oddio mio, che orrore. Camuffiamo un pochino, signori. Ok, perfetto. Puoi andare? Non è che ho rovinato qualcosa? Sembrerebbe di no. Meno male. Non mi interessa l'albero. Attenzione, guardateli! Cuccioli! Avevano fame, probabilmente. Adesso vi mettiamo anche a voi la mangiatoia, non vi preoccupate, miei cari. Miei cari pargoli. Allora, anche loro la mangiatoia va così. Oh, io gliela metto sempre grande, signori. Tanto comunque il gruppo è abbastanza cicciottello, quindi ci sta. Anche l'abbeveratoio qui lo mettiamo abbastanza grande. Perfetto. Così loro possono giocherellare, mangiucchiare a loro piacimento. Dobbiamo fargli un rifugio, perché a loro servono... A loro serve anche rifugio al coperto, non ce l'hanno in effetti. Allora, a me piacerebbe incanalare qualcosa all'interno di questa montagnola, però deve essere abbastanza complicato da fare. Ok, adesso proviamo a fare qualcosa del genere. Ricerca veterinaria, perfetto. Cosa ci ha sbloccato a proposito?
dotazioni gioco, curiosità, bonus didattica, livello di cibo, perfetto. No, scusami, ho sbagliato. Che qual è il problema? No, animale morto, cucciolo. Come mai? Vecchiaia. Beh, signori, la nostra prima creatura se n'è andata. Benessere basso, arrivo subito. Però di vecchiaia, di vecchiaia, è la natura, è la vita. No, minchia, benessere basso. Pulizia, intanto chiamiamo un custode a sto punto. Nutrimento, cibo, fa cagare. Perché, come mai, che è successo? Qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Allora, fatemi guardare un attimo un po' tutto. No, gli animali sono due, quindi non dovrebbe essere un problema. Qui, gli possiamo mettere anche la luce, perché è vero, abbiamo sbloccato anche l'ultimo. Guarda, magari li andiamo a mettere questa qua, che se hanno bisogno vanno qui e si fanno anche guardicchiare un pochino da tutti. Così le dotazioni siamo al 100%. Beh, devo dire che non capisco il motivo per cui sta male. Forse perché l'ambiente è sporco. Adesso in teoria abbiamo chiamato il custode, eccolo qua. Forse sarebbe bene mettere un altro custode. Vediamo un pochino lo staff come siamo messi. Quanti custodi abbiamo? Uno ne abbiamo. Io direi che... infatti il carico di lavoro è alto. È giunto il momento di prendere un altro custode, signori. Buttalo qui. Vediamo un pochino come va, Anche la veterinaria. Ne prendiamo un'altra, signori. Chi altro ha il carico di lavoro pesante? La miseria. Ah, comunque loro non sono assegnati alle aree di lavoro, Quindi occhio, perché è un problema questo, è un problema. Io andrei a mettere il nuovo custode alle aree di lavoro, così che possa fare il suo lavoro per bene e dedicarsi solo e unicamente a quello. Mettiamo anche il veterinario, ovviamente, mettiamo anche il custode, come detto prima. Il meccanico, ovviamente, lo andiamo a mettere anche a lui. L'ha detto la sicurezza, per il momento va bene qua. Magari andremo a fare un'area di lavoro dedicata agli addetti alla sicurezza. Non so se può essere una cosa intelligente da fare. Venditore, penso che gli vadano bene qui. L'inserviente, penso che vada assunto un altro, perché lo vedo indaffarato. Prima che si smerdi completamente lo zoo, non è il caso. Trattamento delle acque, che è successo? Chiama il meccanico, ragazzi, ma... Ah, meno male, era già qua. Meno male. Si risolve? Dove va? Mannaggia. Quando si pagano poco le cose, ragazzi, è così, Non c'è niente da fare. Guardate come si abbeve... Dove andate? Cuccioli, che belli che siete, mamma mia. Bisogna mettere il pecari qua, ragazzi. Porca miseria. Un po' per uno. Abbiate pazienza. Andiamo a metterceli anche qua, magari. Che dite? Andiamo a mettere una vetrata anche qua. Come al solito. Cestino per le donazioni. Ne mettiamo uno qui e uno qui. Tabellone didattico. Eccoci qua. Prontolo. Un altro. Gli autoparlanti didattici. Li mettiamo qua. E li mettiamo qua. Vai. No, non arriva l'elettricità. Ma porco Giuda, ma porco. Però non va bene, cazzo. L'elettricità arriva qui. Porca miseria, fatemi vedere la... Ma porca di quella porca. Una robetta del genere. Così lasciamo solo quell'aria scoperta. E magari poi se qua verrà fuori un altro recinto, siamo già a posto con l'elettricità. I sentieri ovviamente loro. Magari se mi togli la mappa te ne sarei grato. Porca miseria, l'ho messo sbagliato. Me lo puoi girare, per favore? Sposta, no, me lo devi leggermente... Ecco, ruotare. Sentiero, così iniziano a prendere strade diverse da quelle dei visitatori, così almeno ci mettono molto prima a arrivare. Guardate. Poi dopo, ovviamente, questo lo faremo continuare per tutto quanto lo zoo, perché tanto poi dovremo mettere altri capannoni per i meccanici, custodi, veterinari, eccetera, eccetera. Adesso noi siamo qui, vediamo un pochino. Qual è l'altro problema? Bene, un'altra ricerca completata. Ok, per le recinzioni, perfetto. Cosa mi hai? Gabbione. Catena, pali in acciaio.
cemento, elettrico addirittura, vetro spesso. Ah, madonna, livello 5 vetro specchio, porca miseria. Allora dobbiamo continuare a ricercare. Togli, togli, togli. Qual è il problema? No, animale morto, ma come? Anche lui di vecchiaia, Gouyen. Poverini, cuccioli, mi dispiace un sacco. Sì, però comunque, ragazzi, gli dovete stare un pochino più dietro. Te sei il custode, vero? E mia cara, come ti chiami, eh? Qual è il tuo nome? Hope, Hope Kane. Diamo una pulita a sto habitat, per favore. Vediamo, voglio vedere com'è l'animazione di quando lo va a prendere. Ah, la scatolina. Cucciolo. Ah, piange pure. Effettivamente, ci si affeziona. Anche se noi adesso siamo dietro i bisonti. Vegetariani, ok. Guarda come corrono subito a mangiucchiare. Affamato, ti ha appena dato il cibo. Gli serve la dotazione alimentare. Solo che mio caro ancora non ce le hanno sbloccate, perché stiamo ricercando piano piano. Cosa abbiamo sbloccato qua? Ah, buono, tieni ricompensa, vai. Perfetto, ci piace. Come siamo messi a soldi? Madonna, stiamo andando da Dio. Stiamo andando veramente bene, veramente bene. Io davvero vorrei creare qualcosina che vada sotto le rocce per fargli un riparo decente. Anche se adesso gli abbiamo fatto questo qua. Magari adesso piano piano glielo vado a modificare con il terreno, magari leggermente. Adesso devo andare a ritogliere tutto. Qua avevo messo la terra, se non sbaglio. Non ho capito perché ogni volta mi deve andare a fare tutto sto casino che io odio. Ok, sono riuscito a creargli un riparo un pochino più decente, poi magari andrò a modificarlo piano piano, vedere un pochino come posso fare per renderlo ancora più naturale, diciamo così, non artificiale come questa porcheria di gabbie che ho fatto. Però per il momento gli diamo questo piccolo riparo, anche perché sta diluviando e poverino un pochino mi dispiace. Quindi dobbiamo andare a vedere, che non l'abbiamo fatto, per i bisonti non abbiamo avuto bisogno, ma per loro dobbiamo andargli a fare un pochino di coltivazione dell'habitat. Quindi io andrei a ricercare i loro biomi, che sono prateria, deserto, allora prateria, deserto, zone temperate e tropicale, perfetto. Poi Nord America come continente, eccolo qua, e poi America del Sud centrale. Allora andiamo a vedere un attimo che cosa non gli può dar fastidio. Allora, dobbiamo andare a mettere quindi solo le piante del Nord America e nelle zone della prateria. Quindi diciamo che andiamo solo con queste piante qua, che non danno fastidio né ai bisonti e né al pecari. Quindi ci siamo, però diamo un occhio a loro, perché è loro che mi interessa di più, perché sono meno a loro agio senza la copertura delle piante. Allora, abbiamo anche un pochino di sassi da andare a mettere. Impossibile trovare una stanza dello staff accessibile con spazio a disposizione. Porca miseria, non abbiamo già lo stanzo dello staff. Sono andate tutto esaurito, tutto pieno. E niente, toccherà mettergli un'altra stanza, signori. Se no qui la gente non lavora, si licenzia, trova un'altra occupazione. Va a vendere cotton fiocchi in farmacia. Non va bene. Un'altra stanza dello staff, per favore. Perché è storto il no, che fastidio. Vabbè, poi lo raddrizzerò. Ecco, ho risolto i vostri problemi, miei cari. Vedete di gioire di questo. Qua c'è bisogno di modificare parecchio, Mi sarebbe piaciuto, a dire il vero, fargli anche un piccolo laghetto, a queste bestiole. Perché ci potrebbe anche stare, a dire il vero. Ci potrebbe anche stare. Comunque, torniamo a noi. Ci hanno interrotto. Non si fa. Allora, magari mettiamo in pausa adesso che è giorno, prima che diventi di notte di nuovo, che non è proprio il caso. Allora, abbiamo anche i massi. Perché ho questo coso messo col cuoricino? Io potrei andare a fare anche una roba un pochino intelligente. Solo che i massi sono arancioni, cioè sono gialli. Qui c'è la roccia, c'è la pietra grigia, quella che piace a noi. Cos'è sta roba? Non mi fai impazzire per un bisonte, poi capirai.
C'è da guardicchiare cosa può essere messo e cosa no, perché è difficile, è difficile. Ok, dopo svariate ore ormai passate a diventare cretino per posizionare le varie piantine, questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere un pochino quello che è venuto fuori il recinto. Sono abbastanza contento, devo dire, perché alla fine questa parte, diciamo, è quella un pochino riservata ai pecari, in teoria, dopo vedranno loro. Qui non abbiamo messo la didattica, signore, un attimo, scusatemi, ma è una cosa che va fatta assolutamente, perché sennò la gente dopo non sgancia e le ispezioni vanno a fare in culo. Quindi questa è la cosa del pecari. Dopo quando io personalmente, proprio mentre non sto facendo un cazzo della mia vita, andrò a sistemare meglio il rifugio. Adesso ho messo tutte le piantine, guardate qua, un po' stile desertico, diciamo. Qui si va in montagna un pochino più, diciamo, trentino, con queste piantine, proprio quelle con cui si fanno le caramelle, no? Quelle per la gola. Meraviglioso, meraviglioso. Anche qua poi andrò a modificare un pochino, perché secondo me si può fare molto molto meglio. Qua ho fatto la parte per i nostri bisonti, dopo qua, se riesco, andrò a scavare leggermente sotto la cosa per fargli il riparo loro. Guardate qua, questo è già un cucciolo? No, 13 anni. Ah, perché è una femmina, questo è il maschio, immagino. Ah, il maschio va in cerca della compagna per fare quello che va fatto in natura, signori, ovviamente. Allora, come vi stavo dicendo prima, io vorrei in ogni puntata magari le varie specie che introduciamo nel nostro zoo andare a vedere un pochino qualcosa, giusto per avere anche delle informazioni in più, visto che comunque il gioco si basa su degli animali reali, e quindi perché no, perché non informarci su di essi. Il bisonte delle pianure o Bison, il genio che ha inventato questo nome, è un grande ungulato originario degli Stati Uniti e del Canada. Testa, spalle e zampe anteriori molto grandi, ricoperte da un pelo ispido, mentre quelle posteriori sono meno muscolose e con pelo più sottile. Entrambi i sessi hanno corna di dimensioni simili, tuttavia i maschi presentano una struttura muscolare più sviluppata. Attualmente il bisonte non è più in pericolo, ma nel XIX secolo è stato cacciato fino a ridurlo sull'orlo dell'estinzione. La popolazione prima della colonizzazione americana vantava 50 milioni di esemplari, che si sono ridotti ad appena 1000. All'inizio del XX secolo la specie è stata protetta in moltissime aree. I programmi di riproduzione in cattività, seguiti dalla liberazione in natura, come in teoria il nostro progetto zoo vuole essere alla fine, hanno salvato i bisonti dall'estinzione. Al momento la specie è stabile, ma viene minacciata dalla perdita dell'habitat e dalle diversità genetiche ridotte a causa della quasi estinzione e delle seguenti selezioni artificiali attraverso il suo addomesticamento. Ok, quindi diciamo che per quanto riguarda il nostro bisonte abbiamo guardicchiato qualcosa, andiamo a vedere del pecari per curiosità, vediamo un pochino, zoopedia qua. Guardatelo che caruccio! Minor preoccupazione, popolazione in natura sconosciuta, perfetto. Ah, sotto qua possiamo andare a vedere anche classe mammifere, ordine Artiodattili, madonna, famiglia Tassisuidi, vabbè, quello che è, genere pecari. Il pecari del collare o pecori Tajaku è un mammifero simile al maiale che si è adattato a un'ampia varietà di ambienti. Il suo habitat naturale abbraccia foreste pluviali, boschi, aree semidesertiche e praterie di Nord America, America Centrale e Sud America. I pecari del collare hanno un manto ispido grigio, un po' lungo sul collo e sulla schiena, e devono il loro nome alla fascia di pelo più chiara attorno al collo. Ah, ok, questa qua sarebbe. Hanno il grugno rotondo simile a quello dei maiali, zanne corte e dritte e piccole orecchie arrotondate. Questa specie non presenta dimorfismo sessuale, quindi i maschi e le femmine sono simili nell'aspetto e nelle dimensioni. I pecari sono alti al garrese tra i 30 e i 50 cm, lunghi tra i 84 e i 106 cm e pesano dai 15 ai 42 kg. I pecari dal collare sono considerati una specie a rischio minimo, perché possono fare affidamento su una forte adattabilità e un'ampia area di distribuzione. Il numero di esemplari è stabile, ma la distribuzione degli habitat in alcune regioni potrebbe creare problemi nel tempo e va monitorata. Attenzione, attenzione.
Vabbè, vasto, comunque le regioni dove sono, dove si sono annidiati questi piccoli esserini. Carino, carino, devo dire che ci sta, ci sta. Abbiamo sbloccato una ricerca, fai riprodurre specie habitat, va bene, perfetto. Ci sono, qualcuno si è riprodotto, a dire il vero. La ricerca veterinaria è stata conclusa, perfetto, così possiamo andare ad aggiungere anche qualcosina di nuovo ai nostri bisonti. Sono nati cuccioli, posso andarli a vedere? Qui? Eccolo, l'ho trovato. Guardatelo che cucciolo. Ma che carino. È particolarissimo da cucciolo. Non li avevo mai visti da cuccioli, sinceramente. Ma che meraviglia, ma che bello è. La mamma. Dai, calmo, stai. Non ti incazza. Questo è il babbo? Oh, c'è il babbo. È grosso rispetto a lui. Guardalo. Guardalo. Guardatelo. Direi che cose meravigliose gli animali. Cose, animali meravigliosi gli animali. Lui sta dando una ritoccata al recinto, è arrivato il custode, perfetto. Stanno per nascere, bene, anche i cuccioli del pecari. Madonna mia, stiamo dando via. Si è seduta per dare alla luce il marmocchietto. Cucciolo, guardatelo. Che simpatico. Ma che meraviglia. Piano, madonna mia, mi è passato sul cucciolo di pecari. Porca miseria. Ma che cuccioli, ragazzi. Ma che cuccioli. Guardate al tramonto. Che meraviglia. Che meraviglia. Ah, cucciolino. Ah, che bello, che bello. Ogni episodio in pratica assistiamo alla nascita delle nostre nuove creature che introduciamo nel parco. Che meraviglia, signori. Io direi che prima di salutarci io andrei anche a guardare. Cucciolo, cosa hai fatto qua? Sei tutto da solo qua? Sta dormendo. Che cucciolo? All'aria aperta sta dormendo. Andiamo un pochino a vedere anche per quanto riguarda le altre specie che abbiamo introdotto, tanto sono poche. Il cane della prateria dalla coda nera è un roditore che vive nelle praterie, nelle pianure, le aree semidesertiche e le steppe degli Stati Uniti. È di una piccola parte del Canada e Messico. Mazzao. Ha una pelliccia color sabbia più chiara sul ventre, lungo lunghi artigli, orecchie piccole, occhi neri e una coda con la punta nera. I maschi sono leggermente più grandi delle femmine, ma per il resto hanno un aspetto molto simile. Il cane delle praterie della coda nera pesa tra i 0,68 e 1,36 kg, mazza, non pesa niente, è lungo tra i 36 e 43 cm, esclusa la coda, che a sua volta è lunga tra i 7,6 e i 10,2 cm. Il cane della prateria dalla coda nera non è una specie in pericolo e la sua popolazione è numerosa in tutta l'area di distribuzione. Caruccio, dai. È un mammifero roditore. Sciuridi, della famiglia dei sciuridi. Qualcosa di, boh, di siciliano, mi sembra. E del genere cinomio. Va bene, va bene. Qua ci manca l'ultimo livello della ricerca. Per sbloccare le altre due dotazioni. Potrebbe vivere anche lui con il bisonte, a dire il vero, però non è il caso. Peccato che l'abbiamo messo col pecari il bisonte, perché sarebbe stato caruccio anche mettergli un pochino di neve, vi dico la verità, solo che il pecari non può averla la neve, quindi ci accontentiamo di questo, basta. Perché la paperella è finita nell'acqua? Non si sa. Ma galleggia? Caruccio. Qualche... Ma... Sembra a me o ci sono più caimani del previsto? Porca miseria, come ha cicciato. Oddio, è un'infestazione. Quanti ne han fatti? Ma come si è messi a socialità? Porca miseria, ragazzi. Porca vacca. Beh. Almeno l'habitat non è del tutto... Non è del tutto sprecato così. Solo che quando crescono poi dovremo probabilmente reinserirli in natura. Sicuramente, sicuramente. Ma non siamo venuti qua per questo. Metti in pausa per favore prima che scappano fuori altre bestiole. Classe rettili, ordine coccodrilli, famiglia alligatori di
e genere Paleosuchi. Il caimano nano di Cuvier è una specie di coccodrillo che vive nei fiumi e nelle paludi della foresta del Sud America settentrionale. L'aspetto di questa specie cambia con l'età e i caimani hanno grandi occhi sporgenti marroni. Talvolta possono essere gialli. I maschi misurano in media tra gli 1,3 e 1,5 metri, mentre le femmine 1,15 metri. Solitamente pesano tra i 6 e i 7 kg. Beh, sono abbastanza leggeri, pensavo un pochino di più, comunque un metro e tre, 1,5 metri di bestiola. Dai! Il caimano nano di Cuvier non è una specie in pericolo ed è piuttosto diffuso nella sua zona. Un animale molto importante per l'ambiente e viene definito specie fondamentale per il ruolo che svolge per il suo habitat. I caimani aiutano a mantenere l'equilibrio ambientale cibandosi di diverse specie e insetti. Senza i caimani nani di Cuvier, l'equilibrio della specie cambierebbe insieme all'intero ecosistema. I caimani vengono spesso cacciati per essere sfoggiati come trofei o per ricavare amuleti e farmaci tradizionali. Maledetti. Va bene, Mari, capita. Sono tradizioni, sono culture particolari rispetto alle nostre. Quindi questo è quanto, signori. Questi sono gli animaletti che abbiamo nel nostro zoo. Ci mancherebbe in teoria l'iguana. Si può vedere anche l'iguana nella zoopedia, sì, vero? L'iguana dei tubercoli o iguana. Anche qui hanno una fantasia che sfiora l'epico. È una grande specie di lucertola che vive nell'America centrale, del nord e del sud e ai Caraibi. Ha una lunga coda, una cresta seghettata che fa parte della testa e arriva fino alla base della colonna vertebrale delle zampe muscolose, con grandi dita e artigli. Può avere delle striature sulla coda e sul corpo. Questa specie esiste in molti colori, solitamente verde, blu, marrone e arancione, a seconda della località d'origine. A prescindere dal colore, l'iguana dei tubercoli può raggiungere i 2 metri di lunghezza, inclusa la coda, e i maschi sono più grandi delle femmine e pesano circa 4 kg. Contro i 2 della femmina. Sì, sono delle bestiole abbastanza importanti, le iguane. Possiamo andare a vedere dove si collocano, dove risiedono, dove hanno la residenza. Qui le abbiamo sbloccate tutte, se non sbaglio, vero? Sì. Ok, signori, io direi che ci siamo. Anche questa puntata può volgere al termine. I visitatori stanno calando. Dovremo probabilmente metterci dietro anche un pochino a quello che può essere tutte le strutture per i visitatori, perché immagino che comunque dobbiamo andare un pochino a migliorare tutto quanto, perché comunque penso che ormai non bastino più questi 2 negozietti tra il cibo e le bevande. Il punto info vedo che sta andando parecchio, quindi forse è meglio metterne anche un altro. I bagni per il momento non c'è la coda, quindi penso che vadano bene, però dovremmo un pochino espanderli in tutto il resto del parco, quindi forse faremo la prossima volta un recinto piccolino magari, e poi dopo andremo a mettere le varie strutture per i visitatori, così da compiacere un pochino tutti. La ricerca meccanica è andata a buon fine anche per le recinzioni. A sto punto quasi cambio un pochino tutto e metto magari qualcosina per i nostri visitatori. Strutture per lo staff, lo dovremo fare anche questo. Tema Antardide, che meraviglia. Che figata. Piano piano andremo a fare un pochino tutto, dai. Facciamo una roba, andiamo a vedere un pochino come si comportano i nostri animaletti nuovi che abbiamo adottato. Guardateli con i loro cuccioli. A sto punto io, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commentino per farmi sapere la vostra. E magari quale, ditemi voi anche quale animale vi piacerebbe vedere, quali anche altri recinti si possono fare mettendo insieme, condividendo l'ambiente con altri animali. Anche se sono già andato a vedere, bene o male, ce ne sono anche parecchi, se si vuol fare qualcosa di eccezionale. E iscrivetevi al canale per seguire le varie avventure. Noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!